L'Isola dei Famosi potrebbe avere una nuova conduttrice per risanare il pasticcio di quest'anno e i numeri veramente deludenti. Nell'ambito di una trasformazione radicale a Mediaset, il tentativo di consegnare il programma a Vladimir Luxuria non ha funzionato. Non perché non si sia impegnata in prima persona lavorando duramente, come spiegato sia da Berlusconi che dalla stessa conduttrice, ma perché i numeri non sono arrivati. Secondo l'AD, l'errore è stato nella scelta dei personaggi, poco inclini a fare una vita wild e quindi ad immergersi realmente nel racconto, in quello che poteva essere un modo specifico per tirare fuori la propria personalità, le paure, le condizioni personali che avrebbero dato molto di più. Isola dei Famosi, scelta la nuova conduttrice. Questo non è arrivato ed è chiaro che per il prossimo anno si aprono nuove strade. Dopo Ilary Blasi spostata su Battiti Live e il tentativo con Vladimir Luxuria, ci sarà una nuova conduttrice al timone del programma. Berlusconi in conferenza stampa ha parlato di come siano andate le cose e quindi anche del fatto che non sia contento dei numeri e del risultato. Tuttavia ha anche ribadito come ritenga questo programma ancora vivo, in grado di fare di più. Lo stesso infatti viene messo in onda anche in Spagna e lì le cose sembrano andare diversamente e ha raggiunto dei picchi veramente interessanti. Questo spingerebbe Pier Silvio a volere di più dallo stesso e quindi a provare e riprovare fino a quando non troverà la quadra migliore. Uno dei nomi che spuntano in questa corsa alla ricerca del personaggio perfetto è sicuramente quello di Simone Ventura, che per anni ha condotto il programma con grandi risultati. Visto questo suo ritorno a pieno titolo in televisione, è plausibile che la scelta ricada proprio su di lei per la conduzione. Sono stata conduttrice e autrice del programma, facevo i casting con un gruppo di lavoro, ma non so cosa farei se me la proponessero, so che non succederà, non è successo quando ero a Mediaset, non vedo perché dovrebbero chiamarmi adesso che sono in Rai, ha dichiarato nel corso di un'intervista. Non tutti ricorderanno che la Ventura, oltre ad avere esperienza come presentatrice, è stata anche in prima persona sull'Isola, cosa che chiaramente le permette di avere una conoscenza piena delle dinamiche di gioco. La conduttrice non si è sbilanciata sulla questione, visto che al momento non ci sono toni di ufficialità, ma è chiaro che la direzione potrebbe essere proprio questa.